Cari ragazzi di Mister Bianco, ma soprattutto caro popolo di Mister Bianco, oggi siamo qui in una veste un po' diversa, ma in una veste molto molto bella, perché siamo qui per raccontare la storia degli scavi di Campanarazzo. Tante le persone che interverranno, che ci racconteranno un po' qual è stato questo percorso dalla famosa colata lavica del 1669. Sono sicuro che vi appassionerete dall'inizio alla fine, ma per scoprire il tutto venite con me. Sono emozionato, ragazzi, perché è un momento pazzesco. Mi ritrovo all'interno di questa chiesa e il pavimento che sto calpestando, pensate un po', è proprio quello di tanti anni fa, quello prima della famosissima eruzione. Guardate qua, una cosa straordinaria. Guarda, oppure la pelle d'oca, come si dice a Milano, Marizza rubò i cani, però se si può dire. Ok, vabbè. Camminiamo e adesso vi farò conoscere l'esperto, colui che sa tutto di quello che c'è qui dentro, Carmelo Santonocito. Andiamo a conoscerlo. Carmelo Santonocito, l'esperto di questo magnifico posto. Benvenuto, bentrovato. Benvenuto. Intanto la cosa che ti dico subito, Carmelo, questa cos'è? Questa è la sacrestia della chiesa, che è sorta poi successivamente e che comunque era utilizzata dalla confraternita del Santissimo Sacramento. Confraternita che ancora oggi è esistente, perché la confraternita nasce a metà del 1500, lo sappiamo perché abbiamo la proprietà, diciamo, della pergamena che istituisce, e quindi funzionava sia per i confrati che come sacrestia della chiesa. Ma posso farti una domanda così, a discapito di chi non ci dovesse credere? Quello dove siamo in questo momento, il pavimento, è quello originale, diciamolo? Il pavimento proprio in questa stanza no, tranne in alcune parti, sì. Ma per gran parte della pavimentazione è quella originale, cioè noi camminiamo dove hanno camminato i nostri avi nel 1600. E questa cosa fa un po', come dire, impressione, ma un'impressione bella, perché ricordiamo che questa è la Mister Bianco antica, no? Cioè Mister Bianco antico, che era un paese di... Era un paese di 3.500 abitanti, tant'è vero che, insomma, Mister Bianco, che prima era un casale della città demaniale di Catania, rivendica la propria indipendenza da Catania e ci riesce nel maggio del 1642, quando su un editto di Filippo IV, re di Spagna, i Mister Bianchesi cercano di rendersi indipendenti da Catania, e quindi questo casale viene venduto prima a Gian Andrea Massa, che era un ricco commerciante di Catania, e poi due giorni dopo Gian Andrea Massa, che l'aveva comprato per persona da nominare, lo vende a Vespasiano Trigona, che era un barone, che era già barone di Dragofosso, in Era, insomma, di alcune corti, perché chiaramente chi acquistava questi territori sul decreto del re poteva fregiarsi di un titolo nobiliare più alto, tant'è vero che i Trigona poi diventano nel 1685 duchi di Mister Bianco. Straordinario, io mi sto veramente appassionando, cioè veramente, non so voi, ma io vivere questa emozione è una cosa, cioè sarebbe bello poter portare i turisti per far vivere realmente questa emozione, ma non è solo questa sacrestia. Adesso con l'esperto Carmelo Santonocito faremo un giro e cercheremo di capire le varie tappe e vari punti di questa meravigliosa chiesa. Venite con noi. All'interno di questo posto che il nostro amico Carmelo Santonocito ci dice che è il posto più antico della chiesa. Sì, la chiesa è stata ingrandita nel corso dei secoli e proprio le architetture ci dicono che ci troviamo davanti ad una cosa antecedente, diciamo, la chiesa che poi è stata ritrovata. Questa è una cappelletta, è probabilmente la prima cappelletta che venne edificata qui in stile gotico normanno, lo vediamo dalle volte e dalle colonnine che ci stanno ai lati, e da dove poi questo primo embrione si allargò, prima fondando quello che oggi è il presbiterio della chiesa e poi allargandosi nella parte più alta. L'unica cosa caratteristica di questo luogo è che il primo posto in cui i Mister Bianchesi, dopo l'eruzione lavica, riuscirono ad entrare dal tetto, perché
dal tetto si riusciva a trovare. Questa stanza era invasa di pietra lavica, è stata liberata attraverso del materiale, quindi non con il percorsore, ma attraverso della malta espansiva, che chiaramente veniva imbucata nelle fessure, veniva lasciata stare lì 24 ore e questa spaccava la pietra, e quindi pian piano questo che era tutto pieno di lava è stato liberato e oggi diventa accessibile. Ancora restano lì dei locali che ancora dovrebbero essere liberati, ma pensate che quando si entrò qui per la prima volta negli anni 60, in realtà non si vedeva questa abis dell'altare che sta sulla navata principale della chiesa, né questa porta da cui si accedeva verso la chiesa. Qui è stata trovata l'epigrafe che ci ricorda che quest'altare era dedicato alla Madonna delle Grazie, epigrafe che oggi è conservato presso il Museo d'Arte Sacra di Misterbianco. Stupendo, stupendo veramente, e mi piace perché sai ogni dettaglio e ci fai rivivere come se fossimo veramente a tantissimi anni fa. Una cosa volevo chiederti, adesso non è che ne capisco tanto, che bella tutta questa pietra, ma qua c'è un po' di pietra messa di fuori, non è che si può, è una pietra un po', se si può rientrare, perché questa pietra, non so se è manco originale, questa che è? No, questa è lava in come realtà. Lava? Cioè e questa è lava proprio? Questa è la lava che è entrata all'interno della chiesa, entrando dal tetto, quindi ha fatto cadere il tetto e poi si è espansa all'interno di tutto l'immobile, chiamiamo così, all'interno di tutta la chiesa. Pensate che qui sembra inverosimile, ma poi ci sono delle foto che lo dimostrano, che in realtà la chiesa era piena di pietra lavica ed è stata tirata fuori con le ruspe, con i martelli pneumatici, con le cose. Questa è stata lasciata qui proprio per testimoniare che il luogo originale, come è stato trovato, era piena di questi grandi massi di pietra lavica che si è solidificata all'interno. Ma questa è una cosa veramente, non l'avrei mai detto, cioè la lava che entra, veramente mi viene proprio la pelle d'oca davvero. Ma una cosa... pensa che chi viene a visitare questo luogo ha la stessa sensazione che hai provato tu, che quindi fotografano questo muro di pietra lavica. Poi soprattutto noi siamo abituati a vedere la pietra lavica, ma chi viene dal nord, come molte persone, pensano che insomma una cosa di questa sia impossibile. Io inizialmente pensavo che fosse una ruspa che doveva iniziare a far entrare le pietre per sistemare, invece questa è lava originale, questa è lava 100% DOC. Senti, ma mi hanno detto, che tu questo segreto me lo puoi svelare, che c'è una porta da dove voleva entrare la lava, però qualcuno ha cercato di tamponare. Ce l'abbiamo di fronte. L'andiamo a vedere, seguiteci, andiamo a vedere questa bellissima porta bloccata. Non è film, ma è realtà. Pensate che questa è una porta che sblocca tanti ricordi, possiamo dire così, no? Per me, cosa è successo? Non sblocca tanti ricordi perché la chiesa era un tanto più piccola, quindi la chiesa era quella dove ci troviamo oggi, sul presbiterio. Ma questo possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che è stato il primo esempio di deviazione di una colata lavica. Perché? Perché in realtà le pietre che stanno su questa porta non è la lava, ma sono pietre che furono ammassate nella porta, perché i misterbianchesi credevano che insomma una volta passata il fiume di lava potevano rientrare in possesso della chiesa. E quindi murarono le porte con delle pietre, infatti dietro le pietre c'è la lava, quella che si è poi solidificata. Però i misterbianchesi furono delusi dal fatto che l'eruzione dell'Etna era così potente che la lava cresceva ai bordi delle mura, salì fino al tetto e quindi entrò dal tetto facendo cadere il tetto e riempiendo tutto questo luogo del fiume di lava che girava all'interno. Cioè, io devo essere sincero, no? Guardando questa porta con tutte queste pietre fissate, cioè come se sentissi le voci di quelle che stanno facendo dai sbrighiamoci, cioè non so, mi sto immedesimando proprio in questa, è una cosa, ma guarda, c'è una cosa bellissima. Pensa che oggi c'è la protezione civile, nel 1669 non c'era la protezione civile, non c'erano, quindi tutti autodidatta, ma tutto era lasciato alla disponibilità della gente che era legata al luogo e che quindi voleva conservare questo luogo per tramandarlo ai posteri.
Questa è veramente una bella cosa. Cioè, mi verrebbe da esclamare happy davvero, però è tutto reale, Carmelo. Cioè, qua non stiamo inventando nulla. Devo dirti la verità che gli studiosi dell'INGV, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, sono venuti, quando la chiesa è stata portata alla luce, a fotografare questa porta, perché chiaramente rappresentava il primo segnale di deviazione, di tentativo di deviazione della lava. Poi ce ne furono altri durante l'eruzione, ma questo ce l'abbiamo proprio a casa, Mister Bianco. Straordinario, veramente. Ma ancora continuiamo il nostro giro, Carmelo. Ormai con Carmelo siamo diventati amici, proprio camminiamo proprio a braccetto, come ci conoscessimo da una vita, ma questo racconto che lui mi sta facendo lo sta facendo in maniera, come dire, romantica, divertente. Cioè, è un misto di tutto, quindi ha reso questo video molto, molto interessante. Questo cos'è, ad esempio? Beh, questa è la parte centrale, quindi l'abside dell'altare principale della chiesa. E comunque ha uno stile moderno. Beh sì, certo, attualmente nelle chiese dopo il Concilio Vaticano II sopra, davanti agli altari sono state messe le mense, perché col Concilio Vaticano II il prete si rivolge verso il popolo dei fedeli, mentre prima aveva alle spalle l'altare. Questo è antecedente, perché è una mensa che in realtà esiste oggi nelle chiese nuove solo dopo il Concilio Vaticano II. Questo chiaramente riguarda il Concilio di Trento, che fu nel 1545, durò fino al 1563, è stato il concilio che istituì per esempio le parrocchie, è stato il concilio che ci ha dato poi la possibilità di ricostruire gli alberi genealogici delle nostre comunità, perché col Concilio di Trento si decisero i libri parrocchiali, cioè i libri di nascita, battesimo e morte, quando venivano somministrati i pagamenti. Bene, pensate che i mister bianchesi, andando via, portarono tutto via, le statue, i quadri, le campane, e portarono via anche i registri del 1500 che noi oggi conserviamo nell'archivio storico della parrocchia, da dove è possibile sapere le discendenze di ognuno. Cioè, in realtà è un moderno stato civile che in Italia funziona dal 1820, va bene, mentre noi ce l'abbiamo dal 1560. Straordinario. Ricordiamo il famosissimo Concilio di Trento, dove i trentini entrarono trotterellando. Vabbè, noi continuiamo il nostro giro. Detto questo, con il nostro amico Carmelo vediamo cosa possiamo scoprire di questo posto. Intanto, come tutte le chiese, c'era, diciamo, il pulpito. Sì. Era un pulpito in legno, da lì si vedono i gradini, e qui erano attaccate le due sbarre di legno. Il pulpito era in legno, lo sappiamo, perché abbiamo trovato i tronconi bruciacchiati e da tutto, perché come vi ho detto è caduto il tetto, ed il tetto ha fatto un attimo da pavimento, salvaguardando il pavimento che è quello, diciamo, originale. Sì, come abbiamo già detto. Sì. E grazie a questo è stato possibile poi in realtà riportare alla luce tutto man mano che la lava veniva tolta. Qui si scavava, è vero, con i mezzi meccanici, ma si è scavato dal 2000 fino al 2016, si è scavato guardando cosa si stava scavando, quindi c'era la ruspa, ma c'era l'operaio messo davanti che appena trovava una cosa che non era piena si fermava alte, ragazzi, e si abbiamo trovato tutti i pezzi che noi abbiamo visto poco fa quando eravamo nella sagrestia della confraternita del Santissimo Sacramento. Quindi davvero, comunque, cioè, è tutto veramente di giorno in giorno, ogni volta. Ma quando è iniziato questo scavo? Beh, questo scavo è iniziato nel 2002 attraverso, diciamo, una piccola sommorgenza, perché nessuno credeva che sotto la lava, possiamo dirlo senza essere smentiti, che in realtà questo luogo è il primo luogo al mondo dove uno scavo archeologico è avvenuto sotto la lava, e gli archeologi erano abbastanza scettici, cioè non pensavano di poter trovare quello che noi abbiamo trovato. E nel 2002 il governo regionale fece una sommorgenza attraverso la soprintendenza, ha speso manco 150 milioni delle vecchie lire, e attraverso i saggi si rese conto che era possibile far venire alla luce quello che adesso noi vediamo.
Quindi da lì poi si fermarono e ci fu un finanziamento che votò con i fondi europei l'Assemblea regionale siciliana, grazie all'iniziativa del compianto onorevole Alleanza, che era un nostro concittadino, e che chiaramente finanziò quest'opera, diciamo, ciclopica. Sì. Poi i lavori furono sospesi perché alle mie spalle è avvenuta una frana, perché pensate che questa chiesa era pressata dalla lava che era addossata sui muri e ci fu questo crollo, si fermò tutto, si persero anche molti soldi che dovevano essere impegnati e quindi per qualche anno siamo stati senza tetto e siamo stati fermi. E per fortuna dei misteri benchiesi, Leanza poi diventò assessore regionale ai beni culturali, ci finanziò un secondo finanziamento di 500.000 euro che chiaramente servì a coprire diciamo la chiesa e anche a diciamo rinforzare le murature che altrimenti, voglio dire, non potevano tenere, certo, il tetto. Comunque quando i soldi si spendono in questo modo, cioè, che bello, tutti benedette, come si dice. Ma chi è stato a mettere, perché diciamo la ristrutturazione è nata prima di questa approvazione della legge, ma chi è stato a mettere la prima firma per questa legge, diciamo, se non mi sbaglio c'è un onorevole che ha messo una firma per... No, la firma che riguarda la legge regionale numero 8, sì, perché in realtà, così come per esempio a Mister Bianco, il nostro carnevale fa parte dei beni immateriali della regione, questo è diventato un luogo della memoria. Perché un giorno vennero a fare visita qui dei parlamentari regionali, tra cui c'era l'onorevole José Marano, a cui gli abbiamo chiesto come fondazione i beni culturali di votare una legge che tenesse conto l'eruzione, che è un evento eccezionale. L'eruzione del 1669 è la più grande eruzione che la storia ci racconta. Certo. Perché l'altra è tutta non è scritta, questa altri, è l'altra, non, è scritta. L'altra non è scritta. Pensate che è stato possibile ricostruire la tappa minuto per minuto, perché in quei quattro mesi, dall'11 marzo all'11 luglio, chi arrivava al porto di Catania, le navi che arrivavano al porto di Catania, vedevano l'Etna, un fiume di fuoco che scendeva, no? E raccontavano ai loro governanti tutto quello che avevano visto, che era un fatto certamente eccezionale. Oggi, ancora oggi, le relazioni di questi ambasciatori, di questi navigatori, di questi mercanti che passavano, sono conservati, pensate, negli archivi storici di mezza Europa. La gran parte di questi si trovano ancora in Spagna, che sono stati circa una ventina di anni fa riportati e tradotti e hanno dato la possibilità di raccontare questa eruzione minuto per minuto, e chiaramente si parla, certo, anche della nostra Mister Bianco, dove qui per esempio è stato ospitato il velo di Sant'Agata che venne portato in processione per cercare di fermare la lava. Non ci riuscì. Sai tutto, non ti scappa proprio niente. Non ci riuscì. Allora, siccome sei stato così bravo e impeccabile, ti voglio dare due minuti di pausa, perché a questo punto vado a parlare con l'onorevole Marano e ci racconterà un po' qual è stata questa esperienza di questa firma, di questa legge che hanno approvato. Va bene, no, torno subito. Rimani qua, un attimino, rimani qua Carmelo, arrivo. E quindi abbiamo il piacere e l'onore, oltre che l'onorevole, della prima persona che è riuscita a mettere la prima firma su questa legge, l'onorevole Marano. Sì, buongiorno. L'iniziativa parlamentare di questa legge è nata proprio qui, in questo luogo, dove una volta siamo, diciamo, venuti a visitare insieme a dei colleghi, e su iniziativa appunto della Fondazione Monasterium Album abbiamo accolto questa proposta e ci abbiamo lavorato insieme per lunghi mesi. Fino a quando nel 2022 è stata approvata la legge, quindi la legge regionale 8 del 2022, che istituisce la giornata della memoria dell'eruzione vulcanica del 1669, proprio l'11 marzo. Ed è un giorno che si vuole fissare per valorizzare chiaramente il territorio.
Mister Bianco con il sito di Campanarazzu viene inserito all'interno di un percorso, il percorso delle lave, che colpì appunto nel 1669 vari comuni della provincia. Mister Bianco è ufficialmente in questo percorso, un pretesto per poter creare turismo, per poter creare economia nel nostro territorio. Spesso vediamo che nel mondo siti importanti come questi vengono assaltati dai turisti, e quindi ci si chiede spesso perché in Sicilia luoghi così prestigiosi non devono essere valorizzati. E quindi partiamo dalla legge, abbiamo stanziato già dei fondi che ci stanno consentendo di promuovere il sito, e sicuramente sarà nostro impegno continuare a poter stanziare anche risorse economiche per poter inserire questo sito in tutti i circuiti turistici, per poterlo far conoscere a tutto il mondo. Bello, una cosa straordinaria, è bello aver messo la prima firma, parliamoci chiaro, però è ancora più bello perché è Mister Bianchese Doc, lei è di Mister Bianco. Sì, sono, diciamo, di Mister Bianchese di adozione, quindi... Diciamo, quindi si fa ancora con più cuore questa cosa, essendo, facendo parte... Va bene, allora grazie per questa prima firma, speriamo che ci siano tante altre che possono sbloccare tante altre cose. Grazie all'onorevole Marano. Sono tornato dal mio amico Carmelo, l'esperto degli scavi di Campanarazzu. Possiamo dire questa cosa oppure... Beh, sì, sai tutto. Un appassionato ci piace più. Senti, qui abbiamo un altare, forse sono tre gli altari se non... Beh, gli altari in totale sono sei. Uno non è stato possibile ricostruirlo perché il muro è stato abbattuto. Questo è stato ricostruito per metà perché l'abbiamo trovato adagiato a terra, mentre dalla base invece è originale, perché poi anche le murature sono state riprese, mentre l'unico altare che così come l'abbiamo trovato è quello alla nostra sinistra, che non è stato ricomposto per niente, perché cioè, questo è proprio così, è originale come è stato esattamente trovato. Poi sotto i nostri piedi ci sono la bellezza di 12 cripte, sì. Perché voi sapete che insomma le chiese erano luogo di sepoltura, almeno fino all'editto di San Claude, di Napoleone, che poi decise di la nascita dei cimiteri, e quindi sì, si seppelliva. E ancora oggi queste cripte ospitano diciamo, i resti dei nostri avi, che sono stati raccolti in oltre 200 cassette di zinco e sono state riposte nuovamente all'interno delle cripte originarie della chiesa. Io Carmelo adesso non voglio fare un po' l'invadente, permettimi, dico è tutto bello, tutto straordinario, dico ma non si potrebbe rendere questo pavimento un po' più liscio, perché un poco giù, un poco su, cioè no, un po' altalenante questa cosa, si può No, ti dico perché infatti, insomma il pavimento è il frutto di un evento calamitoso che è successo, che è l'eruzione, il pavimento chiaramente prima non era così, ma il calore della lava che cadde attorno ed il vapore di sotto le cripte che si sprigionò causò delle esplosioni, dei rigonfiamenti, cioè deformò il pavimento, tant'è vero che alcune botole le abbiamo trovate proprio giù, credo che il pavimento vada lasciato così com'è. Ho capito, quindi possiamo dire che ho detto una sciocchezza, Carmelo, non lo possiamo dire? No, no, no. Quindi tutta questa colpa della lava, no? Che ha creato sì, tutta questa... Beh, certo, la lava ha fatto danni, e chiaramente i danni è come quando c'è un terremoto, molte volte se noi andiamo dietro il campanile ancora troviamo il teatro del terremoto del 1693 che distrusse Catania, e da noi distrusse il campanile che era, diciamo, la bandiera che ricordava a tutti che qui c'era l'antico comune. Straordinario. E dico, a proposito di lava, no? Un esperto della lava si chiama Antonio De Luca, se De Luca, De adesso Luca, noi De... lo conosciamo un attimino, perché lui ci spiegherà tutto quello che dice, che è un appassionato, un esperto di lava. Sì, Antonio, vado a farmi dire due cose. Antonio vi spiegherà tutto. È un po' come te qua sulla storia degli scavi. Quindi, andiamo un attimino da Antonio, arrivo, fermo qua tu. E continua il nostro tour con gli esperti, con gli appassionati, diciamo così. È il momento di Antonio De Luca, che è esperto di
Etna e di lava. Infatti ci ha fatto trovare tutta questa bella scenografia, tutta pietra lavica. Ecco, allora raccontaci qual è stato il percorso di questa lava prima che arrivasse qua. Allora, cominciamo con il dire che l'eruzione del 1669 non è arrivata all'improvviso, è arrivata in un secolo che già era stato caratterizzato da diverse eruzioni importanti, ad esempio quella del 1614-24 che è durata per ben 10 anni consecutivi, un'altra sul versante di Bronte che ha emesso più di 500 milioni di metri cubi di lava, e poi è arrivata questa e si è aperta una frattura che, pensate, ha percorso ben 15 chilometri dal cratere centrale, ha percorso tutto il versante sud dell'Etna arrivando fino a dove adesso si trova Nicolosi e formando lì il cono piroclastico dei Monti Rossi, e da lì è uscita una valanga di lava con picchi calcolati in circa 630 metri cubi di lava al secondo. Tantissimo. Cioè una quantità spaventosa. Al secondo addirittura. Inimmaginabile, poi man mano a volte aumentava, a volte diminuiva, però tutta questa lava ha percorso tutto il versante sud dell'Etna come una vera e propria valanga, tant'è che si è trovata di fronte un monte che è Montpilieri. Alla base di questo monte c'era un paese che si chiamava nello stesso modo Montpilieri, Montpilieri, sì, ed esatto, è stato sepolto e poi non è stato più ricostruito, quindi ha decretato la fine di quel paese questa eruzione. Mamma mia. Poi si sono formati diversi bracci, uno se n'è andato verso Valcorrente dove si è fermato perché si è trovato dei monti davanti e quindi non poteva andare in salita. Non poteva andare avanti, certo. L'altro invece, più preoccupante, ha percorso la direzione di Catania. Il 25 marzo è arrivato proprio qui a Mister Bianco, tra l'altro prendendo anche un po' in giro il paese, perché all'inizio ha creato due bracci che hanno abbracciato il paese e poi come una tenaglia lo hanno chiuso e lo hanno sepolto. E poi da lì in poi ha preso la direzione di Catania, dove ha sepolto la Gurna di Nicito, ha raggiunto le mura cinquecentesche della città e poi ha cambiato direzione andando ad incontrare il mare. E già qui siamo al 23 aprile. Quindi ha fatto un bel tour questa lava, sì, si è fatto proprio il giro turistico. Si furiavano tutti i Questo è bello perché ovviamente noi tutte queste cose non le sappiamo, però con la parola e con la guida degli esperti riusciamo ad entrare in questo mondo. Ci sono le fonti storiche che sono molto interessanti. Ad esempio io ho scoperto che qualche giorno prima che cominciasse l'eruzione si è creato un turbinio di vento proprio nella zona di Nicolosi, che non so che valore scientifico possa avere, però c'è stato questo turbinio di vento, si dice caldo. Poi queste cose è chiaro che vengono raccontate, certo, dopo l'eruzione. Dopo, certo, ovviamente. No, ma io voglio farti una domanda. La lava di oggi, no, rispetto a quella di una volta, è meno aggressiva? È più... Perché a volte, sai, vediamo quelle colate, allora, c'è da spaventarsi. Come... Diciamo cioè, nel che... senso, che tipologia di attività fa la lava ora? Rispetto a quel periodo siamo un po' più tranquilli, sì, ma prendiamo con le tenaglie questa cosa, perché dopo l'eruzione del 1669, proprio perché è stata così imponente, si è destabilizzato l'intero edificio vulcanico e da allora non si sono più aperte fessure sotto i 1000 metri di quota, che è un limite importante, certo, perché sotto quel limite ci siamo noi, ci sono le nostre case, i nostri paesi. Però è anche vero che una colata partita da una quota superiore può facilmente arrivare comunque ai paesi. Quindi la soluzione migliore su un vulcano attivo è sempre la pianificazione del territorio, cioè decidere in base alle mappe dell'INGV che sono in grado di dirci dove è più probabile che arrivi la lava, appunto decidere dove costruire i nostri paesi, le nostre case, proprio in base a questo. Perché... Io spero che sta lava non ritorni a scendere, perché ormai che c'è, non so se c'è la storia del 2x, se magari scendo col 2x arriva più veloce, no, lasciamo stare. No, ringraziamo il nostro esperto Antonio De Luca, che ci ha parlato di vulcano, ci ha parlato di lava, ci ha parlato di tutto questo percorso che ha fatto la lava. E adesso dalla lava e dall'Etna andiamo a parlare con il vulcano di Mister Bianco, il sindaco Marco Corsaro. Non poteva mancare il vulcano per eccellenza di Mister Bianco, il sindaco Marco Corsaro. Sindaco, buono, no, è la verità, è la verità. Abbiamo fatto oggi questo, stiamo facendo, stiamo continuando a fare questo bel percorso all'interno di questa chiesa. Abbiamo parlato con Carmelo, con Antonio, insomma un po' con tutti. E realmente qui c'è un patrimonio importante per Mister Bianco. Cioè, questo è Mister Bianco Vecchia. Assolutamente sì. Cari ragazzi e cari ragazzi, avete compreso quanto bello e quanta meraviglia possa esserci a Mister Bianco, nella vostra città, nella nostra città. E allora, per imparare ad amarla, a rispettarla, dobbiamo conoscere la loro storia, la sua storia, la propria storia, la nostra storia. Quindi quello che vi chiedo è di attenzionare sempre più, di essere curiosi, di chiedere da dove viene Mister Bianco, cosa significa la parola Mister Bianco, perché c'era questo prima di noi e come mai
ancora oggi resiste alle intemperie grazie al grande amore di alcuni mister bianchesi storici, come quelli che avete anche visto prima di me. Allora, quella, la proposta che vi lancio, la proposta che lancio alle scuole, ma lancio alle nostre famiglie, alle vostre famiglie, è quella di amare sempre di più la città che vivete. E conoscendone la storia si può comprendere di più da dove si viene e verso dove si va. Questa è una meraviglia che noi dobbiamo imparare sempre di più a custodire e anche a rispettare e certamente a promuovere, proprio avendo quella predisposizione di trasferire all'esterno le cose belle che ha la nostra Sicilia, che ha la nostra Mister Bianco. Questo patrimonio è di inestimabile valore e allora dobbiamo essere tutti più bravi a comunicarlo all'esterno, a dire quanta ricchezza, quanto patrimonio ha la nostra città, la vostra città, le vostre radici. Perché tante più forti sono le radici, tanto più cresce un albero che può dare grandi frutti. Quindi ricordiamo bene le nostre radici, rispettiamole e tramandiamole anche ai nostri, diciamo, a chi verrà dopo di noi. Quindi grazie per averci seguito, grazie per l'interesse e l'amore che avete messo per questo che avete visto, questi scorci di rara bellezza e raro patrimonio che la Sicilia, che Mister Bianco possa offrire. E allora è da questo che dovete e dobbiamo avere la curiosità di scavare ancora di più e conoscere ancora meglio le nostre, le vostre radici. Quindi un grande abbraccio, viva la nostra bellissima città di Mister Bianco, amiamola tutti un po' di più, perché vedete, rispettare la nostra città, conoscere le tradizioni, la proietta nel futuro con grande entusiasmo e con grande amore. Queste sono delle parole veramente importanti, belle, oltre che del sindaco, veramente di un padre di famiglia. È un po' come i discorsi che fanno i genitori quando dicono stai attento perché poi te l'avevo detto io, quindi non cadiamo in questo te l'avevo detto io. Cerchiamo di partire da queste belle parole che il nostro sindaco ha detto. E poi sindaco, dico, questo potrebbe diventare un punto di grande turismo per Mister Bianco, perché c'è la storia una grande storia qui dentro. Allora, il nostro obiettivo è quello di valorizzarlo sempre di più. Poc'anzi anche con chi mi ha preceduto, con Carmelo, abbiamo discusso e con tanti altri innamorati della storia della nostra città come trovare la migliore formula per poterla rendere accessibile. Stiamo lavorando per creare una passerella qui dove siamo oggi e dove stiamo calcando appunto queste mattonelle che Carmelo avrà descritto bene, che sono di una importanza e di una storicità unica probabilmente in Sicilia, perché sono state preservate da questo cuscinetto che ha creato il tetto della chiesa rispetto alla lava che distruggeva nel frattempo tutto e allungava la costa catanese. Quindi dopo aver messo questa passerella noi andremo a bussare alle porte delle navi da crociera proponendo un percorso di fruibilità turistica, perché nel frattempo, caro Marco e cari ragazzi e cari ragazzi, stiamo anche spendendo i soldi del PNRR per rendere tutta l'area maggiormente fruibile. Quindi ci saranno i servizi, ci sarà una grande area di sport e fitness proprio qui dietro e ci sarà anche una zona di comfort dove poter leggere un libro, poter giocare, dare due calci al pallone, poter ammirare anche l'area boschiva che ancora è preservata e quindi poter amare sempre di più la nostra città. Straordinario, io penso che tu sarai ricordato sempre come il sindaco delle grandi cose, ma soprattutto del grande lavoro, perché sei il primo che parte e veramente sei sempre in mezzo. Complimenti, che questo ti fa onore, che dico, al giorno d'oggi non è semplice. Va bene sindaco, io ti ringrazio, torno dal mio amico Carmelo perché dobbiamo fare anche ancora un giretto qui dentro per capire cosa scoprire all'interno di questo fantastico posto. Ciao ragazzi, ciao, ciao ragazzi, buon lavoro e buona scuola. Siamo arrivati quasi alla fine di questo fantastico viaggio in compagnia dell'espertissimo Carmelo Santonocito. E gli ultimi due altari, non ultimi per importanza sicuramente, ma perché noi ci piace chiudere in bellezza. Perché questi sono quelli più importanti? Allora, questi sono quelli più importanti e anche gli ultimi che sono stati realizzati, perché pensate, noi sappiamo quando è stato costruito l'altare del crocifisso alla mia destra, che è del 1629, abbiamo l'autorizzazione conservata all'archivio della diocesi di Catania, e invece quello alla mia sinistra, che è l'altare dove era appoggiata la statua marmorea di scuola gagginesca della Madonna delle Grazie, che è stata portata in salvo, così come le campane, i libri, i quadri, eccetera, eccetera, che era posta su in alto con i gradini
che venivano utilizzati dai fedeli per poter baciare la Madonna, e con alla base una cripta, quella forse più ricca, più importante, che ospitava le donne devote, quindi che venivano seppellite in questa cripta particolare. Ho capito. E quindi i nomi di questi due altari quali sono? L'altare del Crocifisso e l'altare della Madonna delle Grazie. Tra l'altro l'altare del Crocifisso ha ancora, ecco, guardate, i resti del pavimento. È una cosa strana. Guardate che, cioè, ragazzi, io adesso sto toccando il pavimento di uno. Sì, quindi questo sì. È originale proprio. Beh, pensate che un artigiano locale ha ricopiato il disegno di questo pavimento che oggi si trova in molte case dei mister bianchesi, proprio per ricordare il legame che c'è tra i mister bianchesi, tra il vecchio e il nuovo mister bianco. Straordinario. Bene, allora finisce questo favoloso viaggio all'interno di questo di questa meraviglia, no? Diciamo così, raccontata egregiamente dal nostro Carmelo Santonocito, esperto ed appassionato. Io una cosa che voglio dire, soprattutto ai giovani, ragazzi, voi che siete proprio il futuro di Mister Bianco, attiviamoci, cerchiamo di rendere sempre unico, cioè, perché poi un giorno qui vedranno i vostri figli, ed è bello se questo un giorno, chi lo sa, magari potesse diventare, che ne so, un posto di ritrovo per i turisti e per i vostri figli, perché qui dentro c'è la storia di Mister Bianco. Quindi grazie a Carmelo Santonocito e grazie a voi. Mi raccomando, ragazzi, Mister Bianco nel cuore.